Siamo alla piscina comunale Pallucchi con Piero Santarelli, da oltre 30 anni allenatore della Spoleto Nuoto. Piero, una carriera iniziata proprio qui. Sì, praticamente nel momento in cui è iniziato l'attività natatoria, il primo marzo dell'85, io ero qui come istruttore, come tanti altri hanno proseguito, e quindi la mia carriera inizia il primo marzo del 1985. Da allora, Piero, sono arrivati una serie di successi che a Spoleto pochi possono vantare. Ce li riassumi tu in breve? Sì, la scintilla era quella di comunque fare una cosa importante nella nostra città, comunque volare alto, non cercare solo di fare uno sport a livello regionale, cercare di dare consistenza a quello che si faceva per guardare come obiettivo al massimo, cioè a un livello nazionale. Per cui la prima atleta di livello che abbiamo portato agli italiani e che nel 92-93 arrivò tra i primi sei d'Italia fu Federica Frascarelli, che poi nel tempo Giulia vinse i campionati italiani come Gianluca Criteria, e poi un mese dopo agli assoluti fece il tempo per gli europei e gli permise di fare sia gli europei, ma attenzione, fare una finale agli europei. Un conto fare un europeo, un conto fare una finale. Lei ha fatto una finale europea nel 2006. E c'è stato Matteo Montesi, non ce lo scordiamo, comunque quattro volte è arrivato vicinissimo al podio, tre quarti posti, dei record regionali che sono stati battuti 10 anni dopo, 12 anni dopo, quindi ci sono stati altri ragazzi. E Giulia chiaramente è stato il momento più alto della nostra carriera. Noi più volte abbiamo amato definirti un professionista del dilettantismo, perché comunque il nuoto giovanile è comunque sport dilettantistico. Raggiungere risultati di questo livello significa raggiungere grandi risultati. Cerchiamo di spiegare alla gente che cosa significa vincere un campionato giovanile, perché la selezione è su un numero di atleti elevatissima. La Federazione Italiana Nuoto conta oltre 5 milioni di nuotatori. Tra master, pallanuoto, nuoto, comunque sono dei numeri formidabili. Il nuoto in Italia è sviluppatissimo dai bambini, dai medici di famiglia che tutti quanti consigliano di fare questo sport per una serie di motivi. E quindi ci sono migliaia di ragazzi che fanno attività sportiva in tutta Italia e c'è moltissimi ragazzi che poi confluiscono nell'agonismo. Ci abbiamo dei numeri altissimi, insomma, quindi la selezione parte da un sistema regionale oppure dalle gare che si fanno in tutta Italia, e i primi 40 d'Italia dopo questa selezione feroce partecipano ai campionati italiani, quindi diciamo che per arrivare a fare un campionato italiano è molto difficile, vincerlo è veramente un'impresa. Pochi ci sono riusciti, come dicevamo prima, in questa città, ma per riuscire a toccare questi livelli nella tua lunghissima carriera c'è stato bisogno comunque di formazione, di continua aggiornamento. Tu hai la possibilità di avere un contatto diretto con i tecnici della Nazionale di Nuoto, cosa che non tutti possono avere. Sì, assolutamente. Per fare attività ad alto livello c'è bisogno che i tecnici siano aggiornati, siano formati continuamente, che vadano a vedere le gare, che vadano sempre a vedere quello che succede di nuovo, sia tramite internet ma poi partendo e andando sui grandi posti dove c'è il nuoto ad altissimo livello. Io per una serie di circostanze, che non è qui che racconto, però in epoca non sospetti, vuoi anche per età, il CT della Nazionale è stato un collega come Claudio Rossetta, l'allenatore di Filippo Magnini, di Luca Dotto. Sul piano vasca nascono queste simpatie che poi nel tempo diventano grandi amicizie, e ho avuto la fortuna che questi due personaggi così importanti nel panorama mondiale, no? Sono diventati uno il CT Nazionale e l'altro è diventato l'allenatore più premiato, uno dei più premiati del mondo. Questo chiaramente ha agevolato la mia crescita, perché sono stato per almeno 15 anni a contatto con il nuoto di altissimo livello. Tornando ai risultati di oggi, la vittoria di un titolo italiano può essere magari un caso. Tu, grazie a Gianluca Andolfi, hai vinto ben due titoli italiani giovanili. Parliamo un po' di questo risultato recente di Riccione.
Il risultato di Riccione parte da lontano, perché comunque Gianluca è figlio di Alessio, è fratello di Alessio Andolfi, un ragazzo serissimo, capitano della squadra, che ha fatto ottimi risultati e che per una serie di circostanze, di malattia, dolori di schiena, non è riuscito poi a concretizzare il momento topico quello che secondo me poteva assolutamente fare. Gianluca aveva delle caratteristiche diverse ma simili, come si muoveva in acqua, la capacità di scivolamento, tutti i motivi che facevano supporre che questo ragazzo bisognava farlo crescere, tenerlo tranquillo, fargli sviluppare la passione del nuoto che ancora era in uno stato embrionale. Quindi l'abbiamo tirato su piano piano, senza pressione, facendogli capire a mano che il tempo passava che la sua condizione di atleta migliorava. Quindi da qui abbiamo fatto un percorso che negli ultimi 2 anni è stato sempre più veloce. L'anno scorso si è qualificato su 4-5 gare dove era già da prima serie ma non era assolutamente preparato mentalmente ad affrontare un campione italiano. Tu c'eri con me e ti ringrazio ancora per questo. Sai la pressione che si crea quei giorni, al di là della pressione che mettono i genitori o gli allenatori, che noi abbiamo tentato sempre di stare molto tranquilli, ma è la situazione che crea un po' di pressione, e quindi è stato bravo lui a gestirla, e quest'anno l'occasione che l'ha colta al volo. Adesso, dopo i Criteria e questo meraviglioso titolo italiano junior nei 50 d'orso, ci sono gli assoluti tra poco più di una settimana, e in ballo c'è la qualificazione al campionato europeo juniores. Sì, quest'anno la federazione ha fatto una scelta diversa: invece di dare il tempo limite o portare un atleta per ogni stile, ha deciso che ogni ragazzo che vince la propria gara va agli europei di quell'età, tra i 16 e i 17 anni. Quindi l'occasione è un po' più ghiotta, ma ripeto, lui ha ancora un altro anno di categoria junior, per cui è un'occasione, siamo contenti, tenteremo di sfruttarla al meglio, però diciamo andiamo a fare un'esperienza bellissima con gli atleti di altissimo livello, da Federica Pellegrini a Luca Dotto, quindi una serie di personaggi che a Gianluca gli faranno una grande... per lui sarà un'occasione di soddisfazione, di conoscere gli atleti di alto livello. Per chiudere, l'ultima domanda. Nel calcio un allenatore che vince un campionato solitamente sale di categoria, viene chiamato da altre società. Noi a Spoleto abbiamo l'onore di avere un allenatore che, come dicevamo, ha vinto 2 titoli giovanili, pratica nuoto ad alto livello. Hai ricevuto offerte in giro per l'Italia da altre squadre per allenare campioni, squadre di nuoto di livello superiore? Guarda, la situazione è decisamente diversa tra il calcio e il nuoto, per cui l'opportunità di fare il professionismo capita a rarissime, a pochissime persone, quindi qualche offerta che c'è stata, però diciamo non è così facile poter fare il professionismo nel nuoto. Io nella nostra città c'è stata comunque la possibilità di farlo a ottimo livello, mi è stata data la possibilità di fare come credevo più opportuno. Abbiamo avuto delle ditte, io vorrei citare lì dal Match che c'è stata sempre vicino, l'ingegner Fraschini, persona deliziosa, c'è stata vicino sia quando c'era il meeting ma anche quando il meeting non c'era più, e lì dal Match è poi dietro a tutto lo sport spoletino, quindi io ringrazio loro perché mi sono stati vicino e mi hanno permesso, oltre alla società sportiva, Aldo Calzani, a Walter Ceri prima come presidente, di fare come ritenevo più opportuno, mettere a disposizione le mie competenze per fare di questo sport uno sport ad alto livello fatto nella mia città, il massimo. Quindi Piero Santarelli rimane alla piscina Pallucchi? Piero Santarelli rimane alla piscina Pallucchi.